Siamo in Calabria, nella provincia di Cosenza, nel Parco Nazionale del Pollino e a Civita, una tra le comunità storiche albanesi d'Italia. Arbaresh è detta anche il paese del Ponte del Diavolo. Siamo a Civita, a circa 400 metri sul livello del mare, e adesso inizia il nostro tour bike Civita-Frascineto. Sarà una giornata sicuramente di quelle meravigliose. Ed eccoci scendere verso il Ponte del Diavolo, solo che stanno ristrutturando. Lo rifanno tutto nuovo. Ci vietano di passare per quel tratto, però ce ne sta un altro e per fortuna andiamo verso il ponte. E davanti a me la Pietra del Demanio, 855 metri. E su questa parete ci sono numerose vie di arrampicata. Ed eccoci giunti sul Ponte del Diavolo, a 260 metri circa. È proprio qui sotto che poi terminano le gole del Raganello, che iniziano 13 km a monte, passando per le gole del Barile, il Ponte d'Ilice e infine per arrivare fin qui. È uno spettacolo unico, stupendo. Ed ora si scende costeggiando il fiume Raganello. Terreno molto sdrucciolevole. Ed ecco il belvedere di Civita. Ed eccoci sulle acque del fiume Raganello. È Monte Sellero, 1439 metri. Arrivati a quota 200, adesso si comincia a risalire. E sullo sfondo Timpone Olivierus, 670 metri, e la Pietra del Demanio. Una volta forse passava il treno lì sopra. E questo è Monte Spirito Santo, 533 metri sul livello del mare. Ed ecco davanti a noi i monti dell'Orso Marso. Sullo sfondo Monte Moschereto, 1318 metri, e la Fiumara del Raganello. La Sentinella, 601 metri, e sotto Civita. Sullo sfondo la Pietra del Demanio, 855 metri. È sempre quello che ci vuole, nella fase intermedia un bel bar per potersi ristorare. E non è sempre così, purtroppo. Siamo a Pino Recato, ci mangiamo una buona pizza. Si inizia di nuovo a salire e si va verso Monte Moschereto. E davanti a noi Bosco di Santa Venere e sullo sfondo
Montesellaro. E questo è il sentiero delle capre, parzialmente attrezzato, quindi molto pericoloso. Io l'ho percorso, ecco, da questo punto fino alla Pietra del Demanio, che si può percorrere a piedi nella normalità. È uno spettacolo unico, stupendo. Finalmente un po' di refrigerio, acqua a cubetti, Ponte San Martino. Bellissimo. Siamo a quota 1100 circa e adesso c'è la deviazione per salire a Colle della Scala e Monte Moschereto, 1318 metri sul livello del mare. Sempre più dura. È la timpa di San Lorenzo, 1652 metri sul livello del mare, e sotto a 800 metri più in basso passa il Raganello, e queste sono timpa di Porace e timpa di Cassano. Sullo sfondo Cozzo Sarcone, 1578 metri, Serra di Paola, 1386, e San Lorenzo Bellizzi. Sullo sfondo in basso Pietra Sant'Angelo e Montesellaro. Sullo sfondo il Golfo di Sibari e il Mar Ionio. Ed ecco la chiesetta di Colle della Scala. Ed eccoci giunti al passo di Moschereto. Gran premio della montagna! Ed ecco Monte Moschereto, 1318 metri. Qui bivaccando adesso ci mangiamo questo bel panino. Che cosa sono? Cioè abbiamo qua delle cozzette di pasta di mandorla che sono uno spettacolo. Mi le sto masticando, sono una meraviglia. E dopo essere saliti in vetta al Monte Moschereto si comincia a scendere per circa 850 metri verso Frascineto e Janina. E da qui inizia la cresta dell'infinito. Ed ecco la spettacolare Manfriana, 1981 metri, e sullo sfondo i monti dell'Orso Marso. Sopra di noi la timpa del Principe, 1741 metri, Cossa Laverna, 1782, e naturalmente la Manfriana. E qui siamo in località Colle Calderaio. Davanti a noi Monzone, 1051 metri, la cava di Frascineto. E sullo sfondo Castrovillari.
è Frascineto. Serra Dolce Dorme, 2267 metri, la vetta più alta del parco. Da sinistra in fondo il Pollinello, la Celsa Bianca, Timpone Pallone, Serra Dolce Dorme e la Manfriana. È Timpone del Corvo, 846 metri. Buongiorno! Si sta bene al fresco? Ed ora verso Civita. Il vecchio ponte della ferrovia Calabro-Lucana. È grande, guarda con quella barba, guarda, siamo proprio alla grande. Questo qua, Oh ragazzi, girate perché sta. Ecco, adesso il grande giro di Civita. Via Skanderbeg. Grande, Albanese. Grazie mille. Prego.